dandole come interventi complessi, mentre invece sono cose contrate persino nelle strutture pubbliche che per incrementare il loro budget e per aumentare la loro in materia sanitaria del governo. Alcuni tentavano, ci sono alcune inchieste proprio che riguardano alcune aziende proprio dove la gestione corretta della sui farmaci, che sono uno dei grossi costi, noi prevediamo un risparmio di circa 230 milioni quest'anno da nuovo piano sanitario, che non potrà essere in termini riuscita del percorso clinico, in quanto, come dicevo, abbiamo non solo liberato risorse, aver eliminato unità operative quando queste hanno un bassissimo. Sì, è stato uno scambio di informazioni, così, anche perché io dicevo sulle province, mi ha detto mi raccomando, andate avanti, è una riforma necessaria. E quindi si capisce l'attenzione istituzionale che c'è e si capisce quanto anti-istituzionale sia la vantea che oggi si oppone alla riforma. Sul rimpasto, intanto ripeto che la parola rimpasto non mi piace definire un patto per il rilancio della Sicilia, per le riforme, per lo sviluppo e il lavoro. Dentro questo ci può essere sicuramente una revisione dell'assetto di giunta e anche nuove partecipazioni. Sull'NCD io non capisco di che cosa dobbiamo metterci d'accordo, considerato che l'NCD continua ad avere in Sicilia la situazione di una forza d'Italia che in Sicilia non è pure allineata alle scelte del governo nazionale, alle scelte del suo partito. Quindi perché mentre Berlusconi ha fatto l'accordo con Renzi per l'abolizione delle province, Forza Italia fa finta che questo non lo riguardi in Sicilia e l'NCD continua a seguire Forza Italia senza manifestare alcuna intesa, alcun interesse.